prima tecnica che vediamo è una tecnica di inibizione monolaterale indiretta del diaframma. La prima cosa che possiamo fare è quella di diminuire le tensioni della zona addominale sollevando la testiera del lettino in maniera da portare la testa in flessione. Se non avete una testiera mobile potete usare un cuscino. Faccio flettere, poi piegare la gamba controlaterale, quindi sull'emilato diaframmatico che intendo lavorare, e mi posiziono nella corretta postura per il trattamento. L'osteopata non deve essere perpendicolare al lettino, non deve essere parallelo al lettino, ma deve essere perpendicolare al costato delle diaframma dove vuole effettuare il trattamento. Quindi questa è la direzione in cui si mette l'osteopata. Una gamba è in avanti, l'altra gamba è dietro, quindi sono in postura sagittale, in maniera da poter piegare leggermente le gambe e portare la mia cravatta osteopatica all'interno del corpo del paziente. Quindi questa è una postura sbagliata, questa è una postura sbagliata, questa è la postura corretta, le gambe non sono unite ma sono in apertura sagittale in maniera da poterle piegare leggermente, l'osteopata mantiene la colonna vertebrale dritta e a questo punto è posizionato nella maniera corretta per poter effettuare la tecnica. Allora, le mani sono in questa posizione e i pollici si sovrappongono uno sull'altro. Con questa posizione mi appoggio lungo il margine costale. La mano cefalica si appoggia, il bordo ulnare della mano cefalica si appoggia sotto i pettorali e in questo caso sotto al seno se ho un paziente donna. Quindi questa è la posizione. L'altra mano invece andrà a impalmare la rimanente parte del costato basso. Mi trovo quindi in questa condizione. Da questa posizione faccio inspirare il soggetto, prego, inspira, lo faccio espirare e durante la fase espiratoria inizio la mia pressione con i pollici. Premo quanto i tessuti mi lasciano in questo momento penetrare. Quindi se avrò dei tessuti molto rigidi la mia pressione sarà minima. Se avrò dei tessuti meno rigidi potrò effettuare una pressione più profonda. Una volta raggiunto il livello momentaneo che i tessuti mi permettono di lavorare, rimango 4-5 secondi in questa posizione, dopodiché faccio inspirare nuovamente il paziente senza lasciare la pressione, inspira, espira e sulla fase espiratoria provo, se i tessuti me lo concedono, a premere un pochino di più. E mantengo altri 5-6 secondi. È importante che durante la fase inspiratoria, mano a mano che la manovra viene ripetuta, l'osteopata non rilasci la propria pressione. Questa è la prima tecnica. In alcuni casi, soprattutto quando c'è molta rigidità, posso invece utilizzare una tecnica in cui vado in pressione, espira, e durante la fase inspiratoria, inspira, rilascio anch'io, in maniera da non essere troppo insistente. Espira, e a questo punto, quando il soggetto espira, provo a premere. Viene un lavoro più dinamico, ok? Quando sento che dopo un certo numero di pressioni, che possono essere 3, 4, 5 a seconda del soggetto, quando sento di avere rilasciato completamente
la zona, ricordo che il diaframma è lavorato in maniera indiretta, perché per esempio sul lato destro tra il diaframma e le mie mani c'è il fegato, che è un organo pieno, quindi il lavoro è sempre indiretto. Quindi dopo, quando sento che è avvenuto il rilascio dei tessuti, a questo punto sull'ultima manovra rilascio in maniera lenta la mia presa. Faccio ridistendere la gamba e la manovra è terminata. Inspira, espira e inizio la mia pressione. Inspira, mantengo la pressione, espira e posso aumentare un pochino. Inspira, espira, posso o mantenere la pressione o guadagnare. Al termine della manovra rilascio dolcemente. Con il corpo parallelo al lettino sono scomodo, in quanto il mio busto deve effettuare una torsione per poter effettuare la manovra e quindi non riesco a gestire bene le forze in gioco. Con il corpo perpendicolare al lettino, anche in questo caso sono scomodo perché innanzitutto la mia mano podalica deve effettuare una torsione con la spalla, quindi non sono comodo, e in secondo luogo non riesco a portare la mia cravatta osteopatica all'interno del corpo del paziente, sono sbilanciato e gestisco male le forze. Con il corpo in obliquo riesco invece a ottenere quello che voglio, ovvero a portare la tecnica nella maniera corretta. Piego leggermente le gambe, la mia cravatta osteopatica cade all'interno del corpo del paziente e quindi posso effettuare le pressioni utilizzando semplicemente il peso del mio corpo. Adesso sto esagerando il movimento per darvi l'idea, e non devo usare la forza invece delle braccia. Ok? Quindi la manovra è questa. Porto peso e aumento. In questa maniera, innanzitutto, la manovra è più gradevole per il paziente, che non sente spingere, ma sente una pressione più dolce. Inoltre, io che dovrò mantenere la postura per diversi minuti per poter avere un'inibizione completa del diaframma, non faccio fatica e quindi effettuo la manovra in maniera efficace fino alla fine senza stancarmi. Naturalmente questa manovra può essere effettuata anche bilateralmente, in tal caso faccio piegare entrambi gli arti inferiori, mi porto sempre in una postura, in questo caso leggermente, in questo caso non sono più obliquo sull'emidiaframma controlaterale, ma porto il mio sterno in direzione dello sterno del paziente. Effettuo la presa con il pollice in continuità con l'eminenza tenar e ipotenar, mi appoggio quindi sull'arcata costale del paziente, faccio effettuare un'inspirazione, seguita da un'espirazione durante la quale effettuo la mia pressione. Ok? Posso anche giocare, spostare i miei pollici sulla parte più esterna del costato o viceversa sulla parte più interna. Nel caso durante la manovra avvertissi delle zone di maggior densità, posso concentrarmi su queste zone. Con un pollice, in genere con il pollice della mano podalica, effettuo la pressione. A questo punto sono meno piatto, ma come vedete non sono di punta, ma appoggio una parte minore del mio pollice, con l'altro pollice effettuo un rinforzo e cerco di lavorare la zona. A volte si possono fare o si segue il respiro, come abbiamo visto prima, quindi inspira, espira, e insieme a questo si possono effettuare anche dei leggeri ponçage, che sono
delle manovre circolatorie con il pollice. Quindi è questo. Mi raccomando di non fare un appoggio troppo di punta, ma mantenere sempre un appoggio, non tutto il pollice, ma comunque un appoggio, sufficiente a non essere troppo, puntiformi, perché questo può essere poi, molto fastidioso. La scelta di trattare il paziente vestito oppure scoperto dipende un attimino dall'integrità dei, tessuti anche del paziente, dalla tipologia dei tessuti del paziente. In questo caso posso, con questo tipo di maglietta molto sottile, posso lavorare anche con interposizione dei tessuti. In alcuni casi posso lavorare direttamente sulla pelle del paziente. Questa tecnica va bene quando i tessuti, già in partenza di manovra, mi permettono una minima penetrazione, come potete vedere, alla pressione. Nel caso vi trovaste dei tessuti eccessivamente rigidi, generalmente questo è dovuto a delle presenze di congestioni addominali, ti chiedo gentilmente di contrarre la muscolatura. Ok, adesso abbiamo fatto contrarre apposta la muscolatura. In questo caso, come vedete, alla mia spinta i miei pollici vengono respinti, ci sono dei pazienti che sono così in condizioni naturali. Ora, continuare a portare la manovra in queste condizioni non apporta nessun beneficio al paziente e non c'è, oltre ad essere molto fastidioso, molto doloroso, non c'è neanche rilascio. Quindi, in questi casi, questa tipologia di manovra non è indicata, ci sono altre manovre con cui agire. In alcuni casi, come rinforzo della manovra di inibizione diretta, posso tracciare dei tratti connettivali. In questo caso, cosa farò? La mano, cefalica prenderà un appoggio fermo con il pollice che blocca la pelle. La mano podalica, a partire dalla sovrapposizione con l'altro pollice, inizierà a tracciare un tratto connettivale. Come vedete, il mio appoggio non è puntiforme, ma è sempre con il pollice di piatto lungo il margine costale. E là. Ripeto la manovra e mano a mano posso effettuare una pressione e un attrito sempre più profondo. Ripeto 3, 4, 5 volte. Ebbene, quella che abbiamo visto è la manovra elettiva per il trattamento del diaframma, ovvero sicuramente una di quelle più utilizzate. Naturalmente, occorre avere sempre il massimo rispetto per i tessuti del paziente. Quindi la mia pressione deve essere sempre, relativa al feedback dei tessuti, che mi danno i tessuti del paziente. Il forzare la pressione e generare eccessivo dolore nel paziente fa sì che si crei una contrattura riflessa, che non è il mio obiettivo, perché in questo caso il diaframma non si rilascerà, ma otterrò appunto l'effetto contrario, ovvero quello di avere una maggior contrattura, oltre a non avere un rispetto del paziente in termini di dolore. Il paziente può durante la manovra avvertire un certo fastidio, ma è quel fastidio che viene normalmente descritto come quel dolore piacevole, quel dolore che sento che mi fa bene. In questo caso significa che abbiamo trovato un equilibrio tra la pressione e la risposta dei tessuti del paziente. Ebbene, vi invito a provare questa manovra sul numero maggiore di pazienti possibili, quanto ogni paziente ha una propria fisiologia tessutale e quindi occorre sviluppare una certa sensibilità per adattare questa manovra nella maniera corretta su ogni paziente.
Quella che vedremo adesso è una manovra di trattamento del diaframma in allungamento. Si tratta forse dell'unica manovra che mi permette di trattare questo muscolo profondo e così importante in termini osteopatici tramite uno stretch. In questo caso l'osteopata si trova sulla testa del lettino in posizione frontale, quindi con le gambe leggermente divaricate e sullo stesso piano. Non devo tenere una posizione sagittale in quanto sarei poco stabile e dato che la manovra è simmetrica mi troverei io in una posizione asimmetrica. Da questa posizione piego leggermente le gambe, inclino in avanti il busto in maniera da portare la mia cravatta osteopatica sempre sul corpo del paziente. A questo punto prendo contatto con il grill costale del paziente tramite i miei polpastrelli. Mi raccomando di avere una presa non troppo puntiforme, ma distribuita il più possibile sulle dita. Sono quindi in questa posizione. I miei gomiti non sono troppo in fuori, ma non sono neanche chiusi in dentro, ma seguono, posso appoggiare gli avambracci sulle spalle del paziente o rimanere comunque leggermente più aperto. Da questa posizione faccio effettuare un'inspirazione profonda e toracica al paziente. Inspira. Come vedete, durante l'inspirazione il torace tende a seguire il modello di apertura costale in questa zona. Ok? Ok, espira adesso. Durante questo movimento io asseconderò i movimenti dell'andatura, la dinamica toracica, effettuando una leggera trazione, sottolineo leggera trazione. Questa trazione deve semplicemente assecondare quella che è già la dinamica dei tessuti. Quindi inspira, effettuo la trazione, espira e a questo punto impedirò al torace, alle coste, di ritornare. Inspira, se è possibile aumento la trazione, espira e impedirò alle coste di ritornare. Inspira nuovamente, mantengo la trazione, espira e mantengo. Al termine rilascio. Si tratta di una manovra piuttosto importante che deve essere fatta seguendo in maniera veramente minuziosa quanto mi dà il paziente, perché potrebbe essere troppo violenta su alcuni pazienti. Soprattutto deve essere valutato il fatto che il paziente non soffra in maniera assoluta di osteoporosi. Perché questa manovra può comportare, pur nella sua dolcezza, può comportare una frattura costale. Una variante prevede che il paziente dammi le braccia, prenda i fianchi del terapista e a questo punto inspira, espira. Durante la fase di mantenimento, quando il paziente espira, effettuerò questo, lascerò cadere i miei glutei verso il terreno in maniera da effettuare anche una trazione che va a sommarsi all'azione di trazione delle braccia. Quindi sarà questo. Inspira, espira e metto insieme i due parametri. E anche in questo caso ripeto fino a quando non ho avuto uno stretch totale del diaframma. Questa è la presa, ve la faccio rivedere, ok? Bisogna evitare di fare questo e di essere quindi puntiforme e fastidioso, quindi
Questa è la presa. Ve la faccio vedere anche su questo emilato. Ok? Appoggio i miei avambracci lateralmente, poi a seconda di quanto nella fisicità del paziente possa essere più o meno largo, ma questa è la posizione in cui io posso fare questa manovra. Ricordatevi che non è una manovra in questo senso, ma è una manovra che cerca di seguire questo movimento naturale delle coste. Quindi la trazione ha questa direzione, unita chiaramente allo sbilanciamento posteriore. Nei soggetti con un diaframma particolarmente contratto, ma soprattutto in genere questo diaframma è associato a una forte congestione dell'addome, i lavori di inibizione piuttosto che di trazione e allungamento del diaframma non sono possibili, fanno sì che la tecnica sia fatta, ma sia fatta in maniera inefficace. In questo caso, l'unica maniera di lavorare è lavorare il diaframma a mezzo della cosa più naturale che ci sia per mobilizzare il diaframma, ovvero a mezzo delle respirazioni. Ci sono diverse modalità di respirazione. Qui vedremo una tecnica. Normalmente si tiene sempre il capo del paziente leggermente flesso con la testiera o con un cuscino, come ho già spiegato, per diminuire la tensione toracica e addominale, e si può fare anche piegare le gambe del paziente, piega gentilmente entrambe le gambe. Ok, da questa posizione si chiede poi al paziente di mettersi una mano sull'addome e di fare una respirazione profonda in maniera che l'addome si gonfi. Inspira, mantieni un secondo, espira. Inspira, mantieni un secondo. Espira. Ok, naturalmente adesso questo paziente ha effettuato la manovra bene. Una delle maggiori difficoltà in cui vi troverete è che il paziente, invece di gonfiare l'addome, gonfia il torace. Inspira gonfiando il torace. Ok, come vedete la respirazione è stata portata tutta a livello toracico. Espira. In questo caso bisognerà educare il paziente in maniera, passatemi il termine, paziente, quindi cercando di capire che per lui questa è una difficoltà, a portare la respirazione in zona addominale. Una buona cosa è quella di far porre una mano sull'addome del paziente e l'altra mano sul torace. A questo punto posso chiedere al paziente: gonfiami il torace, che è quello che lui viene in maniera istintiva, gonfia. E espira. E adesso prova invece a gonfiarmi la pancia. Espira. Magari all'inizio il paziente non riuscirà a separare in maniera così netta le due zone, ma già avere un passaggio in cui oltre alla torace gonfia la pancia è già un primo passaggio e comunque inizia ad avvenire la mobilizzazione diaframmatica e iniziano quindi a verificarsi tutti gli effetti fisiologici che stiamo ricercando a livello di ossigenazione e a livello di ripristino della circolazione, soprattutto a livello linfatico. Partendo dalla manovra iniziale, una volta che il paziente ha acquisito la respirazione addominale, si potrà portarlo a effettuare una respirazione di tipo circolatorio. Ti chiedo quindi di inspirare con la pancia. A questo punto gonfia anche le mie mani lateralmente e
piano piano sali su fino al torace. E a questo punto inizia a sgonfiare il tuo sterno. Sgonfia questa parte qua e lascia tutto. Bravissima. Allora, come avete visto, per dare un feedback al paziente, mi sono messo lateralmente con le mani sul suo torace. Inspira gonfiando la pancia. Apri le mie mani. Sali, 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 sali su fino allo sterno. E espira. Bravissima. Questo tipo di respirazione immobilizza in una maniera molto importante il diaframma e permette di ottenere il risultato che stiamo ricercando. Quali sono le principali problematiche a cui potete andare incontro? La prima, come abbiamo visto, è il fatto che il paziente non riesca a gonfiare la pancia, quindi bisognerà educarlo. Altre problematiche sono che il paziente ha una respirazione troppo violenta, troppo rapida. Inspira facendo una respirazione improvvisa. Fa questo e oltre ad avere una respirazione molto violenta, contrae poi in maniera riflessa gli addominali facendo quella che si chiama respirazione paradossa. Espira. Quindi bisognerà educare il paziente a contare durante la fase inspiratoria. 1, inspira, 2, 3, 4, 5. Quando è al culmine dell'inspirazione, dovremo insegnargli anche a espirare in maniera altrettanto progressiva. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, perfetto. La seconda cosa da fare è quella di cercare di comprendere se il paziente fa la respirazione paradossa, quindi se inspira, al termine della sua respirazione non faccia una contrazione addominale, contrae gli addominali, questo, ok? Si vede fisicamente. E quindi educarlo affinché questo non avvenga. Espira pure. La manovra che ti descrivo adesso è una manovra rafforzativa per il rilascio del diaframma tramite la respirazione. Faccio mettere la mano del paziente in questa posizione e la faccio appoggiare sulla sua bocca. Appoggia. Ok. A questo punto il paziente avrà una resistenza chiaramente all'espirazione. Chiedo al paziente di spingere come se volesse soffiare in un palloncino ed effettuare quindi una sorta di manovra di valsala. Via. Vedete la contrazione degli addominali. Stop. Via. Forte, forte. Stop. Via. Forte, forte, stop. A questo punto il paziente può riportare le braccia lungo il busto. Fai 6 respirazioni rapide, inspiro, espiro, rapidissime. Via. E stop. A questo punto chiedo al paziente di inspirare gonfiando l'addome. Fare una respirazione addominale profonda, porta la respirazione qua, sali, 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 sali sullo sterno, espira. E ripeto il ciclo 3 volte. Il tutto può essere unito anche alle manovre di inibizione muscolare che abbiamo visto nei precedenti video. Si tratta di una variante che mobilizza il diaframma in maniera molto efficace, sfruttando un riflesso neuromuscolare e che si può utilizzare per mobilizzare appunto il diaframma in tutti quei pazienti in cui magari si fa fatica a lavorare solo in termini manuali. Vediamo adesso una manovra per trattare il diaframma con il paziente in posizione seduta, sfruttando la forza di gravità.
Il paziente si trova seduto, vieni bene contro il bordo del lettino con le ginocchia. Ok, da questa posizione mi porterò perfettamente speculare con il mio corpo dietro alla schiena del paziente. A questo punto mi fletterò sulle gambe in maniera che il suo appoggio, l'appoggio della sua schiena, sia perfettamente combaciante con l'appoggio del mio torace. Devo cercare di evitare che l'appoggio del paziente avvenga nella mia parte più bassa a livello della pelvi, perché questo può essere poco corretto nel confronto del paziente. Quindi mi appoggio e faccio appoggiare la schiena del paziente contro il mio torace. Come vedete, mi sono messo già in una posizione sagittale e obliqua in riferimento all'emitorace che intendo andare a trattare, in questo caso l'emitorace sinistro. Mi trovo quindi in questa posizione e non in posizione frontale. Ok, a questo punto con la mano sinistra faccio un appoggio passando sotto il braccio del paziente, faccio un appoggio con il lato ulnare, quindi con il mignolo e con il lato ulnare della mano, sotto il grill costale. Con l'altra mano faccio un appoggio sempre ulnare, quindi mi troverò in queste condizioni, sotto il grill costale, passando sopra alla spalla. Chiedo al paziente di inspirare buttando fuori il petto, quindi inarcando la schiena. Quindi inarca, inspira. In questa maniera riesco a prendere un credito di pelle, quindi appoggio le mani e vinco l'elasticità dei tessuti in maniera da avere una presa più sicura. Quando ho preso il credito di pelle, dico al paziente di espirare. Espira. E a quel punto inizio la mia pressione. Inspira, mantengo la pressione, espira e guadagno. Durante la manovra posso chiedere al paziente di rilasciarsi, quindi di flettere e rilasciarsi su di me. Avete visto? Il paziente ritorna su, era in queste condizioni, a questo punto si è rilasciato e i tessuti si sono ulteriormente rilasciati, quindi ho una penetrazione all'interno dei tessuti maggiore. Inspira mantenendo questa posizione in flessione, espira e guadagno. Anche qui posso lavorare eventualmente con dei movimenti di bilanciamento e andare a cercare delle zone di maggior densità del tessuto. In ultimo vediamo questa tecnica per trattare i pilastri del diaframma, ovvero le inserzioni del diaframma sulla colonna vertebrale. Con il mio pollice devo cercare quello che viene definito il triangolo di Greenfield. Individuo la cresta iliaca del paziente, con il pollice, partendo dalle spinose, con il pollice tasto i paravertebrali fino a quando sento che la massa dei paravertebrali finisce. A questo punto individuo la dodicesima costa e mi metto sotto la dodicesima costa. Quindi sono nello spazio che c'è tra i paravertebrali, la cresta iliaca e superiormente la dodicesima costa. Mi appoggio in questo punto e vedete che posso con il mio dito penetrare all'interno dei tessuti. Se fossi troppo interno, vedete che trovo l'inibizione data dai paravertebrali. Se sono troppo alto, trovo invece le coste. Quindi, cresta iliaca, pollice sulle spinose, cammino con il pollice fino a quando non sento che non c'è più la muscolatura paravertebrale. Qui posso penetrare nei tessuti, sono a livello sotto la dodicesima costa.
mi avvicino al corpo del paziente, appoggiati su di me, lascio che il paziente si rilasci su di me in maniera che sia il più rilasciato possibile, come vedete, e a questo punto effettuo un lavoro di inibizione, quindi di pressione, fino a quando i tessuti me lo concedono naturalmente, e di flessione del paziente sul lato dove vado in pressione. Mantengo. Posso effettuare dei leggeri ponçage, quindi dei movimenti di circolatori, e quando sento che i tessuti me lo permettono, aumento sia la pressione che la flessione su quel lato. Al termine della manovra, riporto il paziente in posizione. Per avere, dato che è una tecnica in cui entro in contatto corporeo con il paziente, posso effettuare delle piccole cose che mi permettono di avere il massimo rispetto nei confronti del paziente. In questo caso appoggio un cuscino in maniera che il paziente non si senta troppo a contatto con il mio viso. Per finire, vediamo altre due manovre di inibizione diaframmatica a mezzo di pressioni costali, forse meno utilizzate di altre, ma che possono essere efficaci e sfruttabili su determinati pazienti. Con il paziente da prono, mi metto al lato del lettino in posizione frontale con le mie spalle sulle spalle del paziente, cercando quindi di indirizzare le mie spalle in linea con quelle del paziente. A questo punto appoggio le mie eminenze tenar e ipotenar lungo la muscolatura paravertebrale in continuità con i pollici a lato delle spinose. Il resto delle mie dita impalmano il torace. Faccio effettuare un'inspirazione al paziente, lascio che il torace si espanda, lo faccio espirare e seguo l'espirazione creando una pressione. A questo punto faccio inspirare il paziente mantenendo la mia pressione. E lo faccio espirare cercando di guadagnare o di mantenere quello che ho guadagnato. A questo punto posso concentrarmi su uno dei due emilati preferenzialmente. Facciamo per esempio che mi concentro sull'emilato sinistro, inspira e espira. La mia mano destra rimarrà lì, mentre quella sinistra aumenterà molto la pressione. Inspira, non permetto al torace di risalire, espira e aumento ancora di più la pressione. Inspira e rilascio rapidamente. La seconda tecnica in pressione costale viene effettuata con il paziente supino. Mi trovo sempre ai lati del paziente in postura sagittale. Impalmo tutto l'emitorace del paziente con le mie mani. La mano podalica è quella che impalma direttamente il torace, mentre la mano cefalica va a rinforzare la mano podalica. Avvolgo i miei avambracci sul torace del paziente, ok? Mi trovo sempre, come vedete, in una posizione sagittale, a metà tra una sagittale e una frontale. Porto sempre, come vedete, la mia cravatta osteopatica sul corpo del paziente, quindi non sono qua dietro, sono in questa posizione. Faccio inspirare il paziente. Seguo
seguo l'inspirazione, la lascio libera, faccio espirare il paziente e durante l'espirazione avvolgo l'emitorace e inizio la mia pressione. Mantengo qualche secondo, faccio inspirare il paziente e non permetto al torace di espandersi via. Faccio espirare il paziente e aumento la mia pressione. Ripeto la manovra, il numero di volte che mi serve per effettuare l'inibizione. Come vedete, il movimento è questo, segue l'andamento dell'inspirazione e dell'espirazione, quindi della dinamica costale. Posso far sollevare la gamba e piegare per rilasciare i tessuti. È importante che quando andate a impalmare posteriormente prendete una presa a mano piena e quindi non digitale, non puntiforme. Vedete il mio avambraccio come va poi a appoggiarsi e ad avvolgere l'emitorace del paziente e mi trovo in queste condizioni sempre con la cravatta osteopatica sul corpo del paziente perché la forza di pressione viene data semplicemente da uno sbilanciamento indietro del mio corpo e non da una pressione delle braccia che sarebbe molto sgradevole per il paziente oltre ad essere faticosa per me e quindi poi dopo non riesco a portare a termine la manovra. Ebbene, in questa lezione abbiamo visto più modalità di trattare il diaframma. Vi raccomando di approcciarvi alle manovre curando il posizionamento del vostro corpo e rispettando la risposta fisiologica dei tessuti del paziente. Non bisogna mai forzare, ma piuttosto bisogna persuadere i tessuti del paziente a rilasciarsi sotto l'azione delle vostre manovre. Infine, che ognuna di queste manovre deve essere adattata alla tipologia del paziente in funzione dei dati anamnestici e dell'esame obiettivo, che sono le cose che abbiamo studiato durante la sezione didattica dedicata appunto a queste materie. Mm.